Di Suraci, artista calabrese, catanzarese, che ha ideato questo grande happening nella città capoluogo, che si preannuncia un appuntamento assolutamente da non perdere. Perché? Perché Catanzaro aspettava un evento del genere, aspettava un evento che potesse dare un risalto nazionale se non internazionale alla città stessa, aspettava di poter fare un evento del genere, perché siamo in tanti ad averlo fatto, siamo in tantissimi ad aver collaborato, a partire dagli sponsor, a partire dai ragazzi, a partire dalla gente che ci ha dato una mano, ed è da lì che noi sappiamo che è una città pronta e che non vedeva l'ora di sporcarsi le mani per fare un evento così. Ci presenti gli artisti che sono già qui praticamente in città e che cosa faranno? Gli artisti che verranno sono artisti di livello mondiale, sono 2501, è tornato da pochissimo dall'Australia, Moniles ha inaugurato ieri la sua mostra personale a Los Angeles, Tellas e Cirez sono due cagliaritani che girano il mondo da sempre, Martina Merlino, un'illustratrice bolognese riconosciuta in tutto il mondo, i conterrani Domenico Romeo di Palmi, G. Luis di Lamezia Terme, DMS che vive da tanto tempo qua, Massimo Sirelli, sono veramente in tanti e tutti di un livello, gli Sbagliato, non voglio dimenticare, di Roma, sono tutti di un livello veramente alto, di eccellenza, e che daranno un'immagine completamente nuova alla città di Catanzaro. Certamente una scommessa non solo mia quanto dell'amministrazione, ma soprattutto di questi ragazzi che caratterizzati da un fortissimo entusiasmo, da una fortissima voglia di fare, hanno voluto fortemente portare il dibattito critico anche della città, nel senso positivo e negativo del termine, rispetto a un'arte che troppo spesso viene considerata come un mero imbrattamento. Così non è, siamo pronti e siamo certi che sapremo dimostrarlo dall'1 al 10 maggio, giorni in cui si svolgerà l'evento, con il chiaro intento dalla parte dell'amministrazione di riqualificare delle zone e delle mura abbastanza degradate di tutta la città. A questo ovviamente accompagneremo in questa sede che è Casa Altrove, abbiamo definito Casa Altrove, degli eventi collaterali con musica animati da artisti locali, proiezioni, immagini, esposizioni e quant'altro. Quindi vi invitiamo a partecipare, siamo certi che non ve ne pentirete. Coraggio anche a parlare di